L'avvenimento più atteso della settimana è ovviamente il debutto giovedì 29 al Teatro Grassi di Milano della Lehman Trilogy di Stefano Massini con la regia di Luca Ronconi. Attraverso questo ciclo di tre testi, Massini racconta la saga della celebre dinastia americana di affaristi e banchieri dal 1844 al clamoroso fallimento del 2008, una storia che procede attraverso la guerra di secessione, i due conflitti mondiali e la grande crisi del 29. Ronconi, che si è sempre dimostrato molto attento a questi testi sull'economia, ha diviso i tre capitoli previsti dall'autore in due parti che si possono vedere in due serate separate o in un'unica filata piuttosto impegnativa. Il cast è di notevole livello, fra gli attori principali Massimo De Francovic, Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio, Paolo Pierobon. Da segnalare altri due testi italiani, al Teatro Licantropo di Napoli fino al 22 febbraio è in scena Scanna Surice, una pièce che Enzo Moscato ha scritto dopo il terremoto dell'80, incentrata sulla figura di un femminiello, una creatura dall'incerta identità sessuale, che infatti viene interpretata da un'attrice, Imma Villa, che vive reclusa nel suo tugurio fra topi, spazzatura e apparizioni di strani personaggi delle leggende metropolitane partenopee, la regia di Carlo Cercello. Al Teatro Era di Pontedera, invece, giovedì 29, Michele Santeramo presenta, racconta, legge il suo nuovo testo, La prossima stagione, in cui racconta la vita di una coppia nell'arco di 50 anni, dal 2014 al 2064, in un mondo che cambia vorticosamente, dove tra l'altro viene inventata una macchina per visualizzare i ricordi e il denaro viene via via sostituito addirittura dal sangue. Altro e di più lo trovate come sempre nella versione scritta di questi consigli e intanto buon teatro a tutti.